a San Camillo de Vellis abbiamo riflettuto la settimana scorsa sul fatto che le nostre ferite possono aprire cammini di positive novità se consentiamo a Dio di entrare davvero nella nostra esistenza, se gli apriamo il cuore con un atto di fede in Lui che sempre è presente. Questa settimana vorrei soffermarmi ancora su questo tema così importante in relazione alla Santa Maria di Magdala, di cui la Chiesa domani celebra la festa. Leggevo in questi giorni in un articolo: le crisi nella nostra vita semplicemente arrivano. Situazioni difficili, sofferenze, problemi sono una crepa che si apre dentro la nostra fragile storia. Ma è anche vero che una nuova luce può entrare soltanto quando si apre una fessura e può diventare occasione di ripensare la nostra esistenza, di rileggere questa o quell'altra esperienza. Quando qualcosa si è incrinato o spezzato, può farsi spazio una nuova possibilità. Lo vediamo, amici, nel racconto evangelico del mattino di Pasqua. Maria Maddalena, il cuore ferito dalla morte terribile del maestro profondamente amato, corre al sepolcro per piangere sul suo cadavere martoriato. Trova il sepolcro aperto e questo accresce in lei l'angoscia. Hanno portato via il Signore, corse a dire agli apostoli. Poi torna al sepolcro con quell'angoscia, quella convinzione e piange, chiusa nel suo dolore. Lì avvenne la svolta che l'avviò su un nuovo cammino. Ma fu necessario da parte sua un gesto che l'Evangelista Giovanni indica con il verbo se convertere, voltarsi, girarsi, non guardare più il sepolcro, ma da un'altra parte. Gesù in effetti stava là in piedi davanti a lei. Maria non lo riconobbe, ma intanto si era voltata verso di lui. Gesù la chiamò per nome e lei ancora si voltò, racconta Giovanni. Verso dove si voltò? Già si era voltata verso di lui. Occorreva ora che a voltarsi fosse il suo cuore. E a questo punto che lo riconobbe, e corse dai discepoli a dire: ho visto il Signore. Da hanno portato via persino il cadavere a ho visto il Signore. Dal pianto e dall'angoscia alla gioia di sapere che Egli c'è, è vivo e rimane con noi. Dalla chiusura in se stessa a diventare apostola, testimone della vita nuova del cristiano. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.